Agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa, insieme ai colleghi della struttura investigativa catanese, hanno effettuato un fermo di indiziato di delitto emesso congiuntamente dalle procure della Repubblica di Siracusa e Catania nei confronti di Giuseppe Sallemi, 42 anni, residente a Scordia, accusato del reato di duplice omicidio e tentato omicidio e pertanto condotto nella casa circondariale di Piazza Lanza. Il provvedimento restrittivo nasce dalle immediate indagini di polizia giudiziaria condotte dalle squadre mobili di Siracusa e Catania a seguito del grave ferimento di Gregorio Signorelli, di 36 anni, ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania con ferite di arma da fuoco all'addome e al braccio. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio avvenuto nelle campagne di Lentini sembra riconducibile ad un'attività di furto di agrumi posto in essere dal ferito insieme ad altre due persone. Infatti, in un'area agricola poco distante dal luogo in cui era stato soccorso l'uomo, venivano rinvenuti i corpi di altre due persone, Massimo Colella, di 47 anni, e Agatino Saraniti, di 19, anch'essi attinti da colpi di fucile in varie parti del corpo. Le indagini hanno consentito di identificare Giuseppe Sallemi come l'autore degli spari. L'uomo sarebbe dedito alla vigilanza di alcuni fondi agricoli che si trovano in agro di Lentini, nella cui area si sarebbero verificati i fatti. L'uomo è titolare di una licenza per porto di fucile ad uso caccia e avrebbe sparato proprio con l'arma legalmente detenuta. Sallemi, al quale è stato sequestrato il fucile, ha ammesso di aver sorpreso nel corso della notte tre individui intenti a rubare agrumi all'interno delle aree agricole da lui vigilate e, sentendosi intimorito, ha aperto il fuoco verso di loro.